attesissimo concerto di Luciano Ligabue sabato sera nell'ultimo appuntamento con la musica del programma della Festa Provinciale dell'Unità. Ha presentato anche alcuni brani del nuovo LP che uscirà il prossimo 23 settembre. Prima del concerto aveva parlato con i giornalisti delle caratteristiche del nuovo disco. L'album è un album che, partendo un po' comunque dall'esperienza dell'altro, secondo me allarga un po' il fascio delle possibilità musicali. Intanto ci sono anche degli strumenti nuovi, cioè ci sono un violino, una fisarmonica, un coro alpino, e oltre a questo allarga forse anche un attimo le possibilità anche dal punto di vista dei testi. E si chiama Lambrusco, coltelli, rose, popcorn, e credo che sia molto difficile poter parlare di una cosa prima che la gente l'abbia sentita. Mi piace preferisco parlarne quando la gente è già un po' in mezzi per poterne parlare, per appunto. E da un anno a questa parte sei un po' una star del rock, diciamo. Come ti senti in questo nuovo mondo? Mi sento impegnato, impegnato fisicamente, mentalmente, però sicuramente è stato un anno di esperienze molto belle, da rifare tutte nel bene e nel male, secondo me, formative anche dal punto di vista umano, sempre nel bene e nel male, e spero che duri. E ultimamente sentiamo spesso parlare di un ritorno della musica italiana, dei cantautori italiani. Tu cosa pensi di questo? Ti senti protagonista di questo ritorno? Ma il ritorno c'è stato, bisogna vedere se dura o se è stata una moda di un anno o due. Ad esempio, i dati legati alle tournée di quest'estate fanno pensare che qualche cosa è cambiato, nel senso che le tournée degli italiani di quest'estate non sono andate così bene, sono stati parecchi buchi. I dischi però si sono venduti molto bene, però voglio dire, è un momento in cui si vendono molti dischi, cioè, vuol dire, i REM fino all'anno scorso vendevano al massimo 30.000 copie, quest'anno ne fate 300.000, quindi c'è una certa attenzione verso il disco in generale. Adesso aspettate che esca U2 e poi vediamo quante copie verranno vendute. L'anno scorso fondamentalmente di belle cose straniere importanti, popolari anche in Italia, non ne sono uscite, per cui è anche una coincidenza il fatto che gli italiani vendono di più, anche perché l'anno scorso poi gli italiani grossi, importanti, sono usciti tutti: De André, Battisti, Dalla, De Gregori col doppio, cioè Conte. Per cui fondamentalmente, secondo me, era un anno fortunato. Io ho avuto la fortuna di uscire in un anno in cui c'era la gente che comprava i dischi, per cui questa è stata una fortuna. Sicuramente non ho, cioè, la mia cosa non ha comportato comunque il fenomeno.